ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Oggi una festa dell'Europa particolare, soprattutto per il momento storico che si sta vivendo con un conflitto in corso. Il COPE, Consorzio.Europa, ha deciso di parlarne con gli studenti delle scuole teramane insieme a due europarlamentari, ma anche con la partecipazione straordinaria del conduttore RAI Beppe Convertini. I giovani sono il nostro futuro, sono il futuro di questa Europa in un momento davvero delicato, una guerra che è in corso, che speriamo che finisca presto e sta veramente seminando migliaia di vittime, milioni di profughi e ha distrutto l'intera nazione. Quindi l'Europa ha il dovere di intervenire come sta facendo, perché insomma nel 2022 si dovrebbe davvero pensare alla pace nel mondo e non a questa guerra sanguinaria che stiamo purtroppo vivendo tutti. E credo che i giovani siano fondamentali per poter andare avanti in questo percorso che è un percorso davvero basilare per tutte le nazioni europee, cercare di unire tutti per il bene comune, cercare di unire tutti per far sì che ogni singola nazione poi abbia davvero dei vantaggi che altrimenti non avrebbe in un mondo ormai globalizzato. Quanto è importante il connubio adolescenti Europa? Abbiamo bisogno sicuramente di far conoscere un'Europa in maniera più concreta, più solidale, più aperta, più incisiva, e questo è quello che a noi interessa divulgare nella festa dell'Europa, in una giornata particolare con tanti studenti, tanta partecipazione, con Beppe Convertini che sta facendo da raccordo a tutte queste iniziative, due europarlamentari che hanno portato anche il valore e la concretezza di quella che è l'Europa del futuro, e noi la festeggiamo qui a Teramo dando un messaggio di pace, di solidarietà, di un'Europa più aperta e più inclusiva. Io direi anche più concreta. La voglio ripetere, perché c'è bisogno che le istituzioni europee siano più vicine ai territori, alle esigenze dei cittadini, delle imprese e anche delle pubbliche amministrazioni. Il COPE si sta espandendo su tutto il territorio. Quanto è importante anche il connubio col territorio e l'Europa? Assolutamente fondamentale e strategico, perché essere presenti significa poter dare un contributo di informazione, di sostegno, anche di assistenza tecnica a tutte le pubbliche amministrazioni, ma non solo. Io dico che il COPE all'Aquila doveva esserci, adesso ci siamo col Gran Sasso Science Institute e poi anche a Giulianova, ma ci saranno anche altre aperture. Questo significa che sarà davvero un'Europa più vicina.